Più controlli delle forze di polizia, più informazione per prevenire problemi di ordine pubblico e un aumento della videosorveglianza. Sono queste le misure che verranno adottate per contrastare la criminalità in crescita in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Un fenomeno che comprende rapine, furti in abitazioni e in esercizi commerciali. La cronaca locale infatti riporta ogni giorno notizie su tante situazioni di pericolo, di disagio o di rischio, accadute in particolare nei quartieri di San Lazzaro e di Vallata. Un problema su cui le istituzioni stanno lavorando e si stanno confrontando. Infatti, per valutare le contromisure necessarie, questa mattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luigi Pizzi, e a cui hanno partecipato il sindaco Massimo Seri e tutti i responsabili provinciali delle forze dell'ordine. I reati predatori sono pari al 67% e quindi a dimostrazione del fatto che rappresentano la fascia più consistente di fenomeni criminosi. Il prefetto poi ha aggiunto che la situazione di per sé non è particolarmente allarmante, in quanto assicura non è mai stata registrata la presenza della criminalità organizzata. Più che richiedere altri uomini, dobbiamo in primo luogo cercare di coordinare al meglio quelli a disposizione, con delle misure operative che consentano, come ho detto prima, di aumentare la presenza sul territorio anche con lo stesso organico attuale. Durante l'incontro si è parlato anche dei profughi ospitati all'Hotel Plaza di Fano, dove rimarranno fino al 31 marzo. Ma è un termine che potrebbe essere prolungato? Potrebbe essere prolungato, ma non per le strutture che hanno dato luogo a, diciamo così, una certa preoccupazione da parte anche di operatori turistici e della popolazione. Quella di oggi è stata la prima riunione dell'organismo e dunque Pizzi, insediatosi solo il 5 gennaio scorso, ha già risposto alla richiesta del sindaco Seri, che aveva sollecitato la convocazione del tavolo a seguito della rapina avvenuta una settimana fa alla filiale di Bellocchi della Banca di Credito Cooperativo. Ci siamo lasciati con l'impegno di rivederci a brevissimo con la supervisione del commissariato, di elaborare un piano aggiuntivo che preveda altre telecamere con la copartecipazione anche di privati, tenendo conto delle risorse arrivate dalla regione per la stazione, quelle che abbiamo installato, quelle che installeremo, ma soprattutto che siano anche che dialoghino anche con le forze dell'ordine, che abbiano un senso, perché poi anche nella scelta della tecnologia si fa la differenza. Sono soddisfatto di questa giornata per l'attenzione e la collaborazione che si è avuta questa giornata.